Buonasera. Tra poco il film commedia La scelta di Paola. E alle 18:50 non dimenticate i quiz dell'eredità. Seguiranno le notizie del TG1 delle ore 20. Buon pomeriggio dal TG1. Mancano poche ore alla fine dell'anno, ma in diversi paesi del mondo l'ora del Capodanno è già scattata. Vediamo allora come è stato salutato. Adesso in Toscana a vedere il presepe tutto di stoffa di Montepulciano e quello vivente rappresentato a Contignano. Ce ne parla Ada De Santis. Quella di contare il matrimonio. A Contignano è un bimbo del paese nato nell'anno il Gesù della Natività del presepe vivente. Quasi tutta la comunità è coinvolta nella rappresentazione che si snoda per le vie del borgo. I segreti degli antichi mestieri tra decine di comparse in costume, in un'atmosfera particolarmente suggestiva. Grazie all'illuminazione di fiaccole e fuochi. Si replica il 5 gennaio. Eccoci qua, ciao Gennaro, buon pomeriggio, bentornato, bentornati anche agli ascoltatori a Contignano, in Val d'Orcia, in provincia di Siena. Io sono con Ubaldo, devo dire che noi ci siamo alzati da poco, da tavola, perché qua naturalmente uno dei tesori di questa terra è proprio la cucina. Io vi voglio far vedere proprio l'osteria dove noi eravamo a mangiare, eccola qua, la vedete nelle immagini di Federico Borghesi, vedete, sembra davvero di stare in un'osteria, in una trattoria d'altri tempi. Che l'economia, se vogliamo, no? Oltre che alla socialità di un paese piccolo che una volta era abitato da circa 300 persone, da circa 300 abitanti, che ora sono rimasti una quarantina più quelli che stanno nei dintorni, per un totale di circa 200 persone. Grazie Ubaldo. Il formaggio, questo fantastico pecorino della Val d'Orcia, arriva in tutto il mondo praticamente. Sì, noi serviamo, distribuiamo poi tutta Italia, poi andiamo anche all'estero, in Francia, in Germania, Stati Uniti, Russia, insomma serviamo molta gente. Gozzo, e non è che incontriamo il sindaco come se incontrassimo la samaritana, Gennaro, no? Sindaco, le volevo chiedere proprio questo, quanto è importante una iniziativa come quella del presepe vivente, che sicuramente non deve restare isolata, perché altrimenti si rischia che paesi come questo rimangano proprio dei presepi da tirar fuori solo durante il periodo natalizio. Cosa si può fare per dare vita a questi borghi? Ma innanzitutto il presepe vivente di Contignano è una delle tante manifestazioni che vengono fatte in questa frazione e in questo comune più in generale. Qui viene fatta una delle più importanti e belle sagre gastronomiche della Toscana, la sagra del raviolo, che valorizza per esempio i prodotti di questa terra, con un percorso di filiera non corta ma cortissima, perché il caseificio è proprio a ridosso dell'agglomerato urbano. Sì, le manifestazioni come il presepe vivente valorizzano un borgo, ma sono anche un momento di grande coesione fra la popolazione. Vi partecipano da un neonato che poi fa il bambinello fino alle persone anziane che svolgono quelli che erano gli antichi mestieri. Quindi c'è un grande recupero della tradizione, ma anche un grande spazio di aggregazione che è fondamentale in una comunità piccola come quella di Contignano. Grazie al sindaco di Radicofani. Io faccio un fuori programma, chiedo all'operatore di seguirmi rimanendo in questa posizione, perché prima col sindaco si parlava di borghi che devono avere i servizi per poter sopravvivere. Allora io ne approfitto, passo dietro a Ubaldo, perché nel presepe non si vede, però qui c'è un segreto. Dietro a questa finestra, lo vedete, c'è un servizio molto importante, non è l'acqua del pozzo, ma insomma ci siamo vicini. Dicevamo appunto, parlava della sagra il 15, il giorno di Ferragosto. Questo non è un caso, perché qui si celebra ovviamente l'Assunta, visto che la parrocchia dove ci trovavamo vicino nel primo collegamento con Don Riccardo è proprio dedicata alla Madonna Assunta. Allora adesso ci avviciniamo, Lucia, in un posto nevralgico dove stamattina stanno raccogliendo un po' le fila della rappresentazione di ieri, perché Paola stanno tornando i costumi che man mano i figuranti, una settantina dovrebbero essere, poi ce lo confermeranno, ma questi l'hai cuciti tutti tu, da quello che ci risulta, o quasi? In parte sì, un po' alla volta durante gli anni, ma insomma facciamo io e un'altra signora. Il presepe è partito nel 2000, quanti costumi all'anno in questi 11 anni hai cucito? Parecchi, ora ho perso anche il conto.
Chiaramente i Re Magi hanno bisogno di una sartoria da re, sì, quindi bisogna rivolgersi in outsourcing a qualche risorsa esterna. Sì, sì, perché ecco, ci vuole il tempo, perché non è una cosa semplice, insomma. Ok, allora sono tornati tutti, Paola, quelli di ieri, sì. Siamo pronti? Sì, ora ecco, sono rimasti gli ultimi angioletti e siamo al completo. Chissà che freddo ieri questi angioletti, perché qua insomma, il freddo si sente, insomma, stamattina era gelato quando siamo arrivati. Ma invece ieri è andata bene perché non era tanto freddo, poi gli angioletti sono nella capanna, sono al chiuso, per cui... Poi c'è il fuoco che riscalda. Sì. Volevo chiederti una cosa, le nuove generazioni, al di là dell'interpretazione dell'angioletto, del bambino Gesù che immaginiamo sia l'ultimo nato, se ce ne sono ancora gli ultimi nati, i giovani come vivono questa esperienza del presepe vivente? Guarda, io chiamo tutti i ragazzi qui intorno perché ne abbiamo diversi e voglio chiedere a loro, intanto come ti chiami tu? Ilenia. Ilenia, tu? Beatrice. Beatrice, Elena e Beatrice sono le più grandi, poi abbiamo un'altra schiera di ragazzi un po' più piccoli, ma come vivete voi questa esperienza del presepe vivente? Che cos'è per voi? Un modo per stare insieme, un divertimento? Diteci un po' che cos'è per voi. Si sta insieme, ci si diverte, è una cosa bella, particolare. Beatrice. È un modo per riunirsi tutti insieme, per divertirci. Bene, chi è uno dei tre Re Magi è Don Riccardo, che è il parroco congolese che ha qui la titolarità della parrocchia. Attenzione agli spostamenti, attraversiamo il pozzo perché per l'ultima scena ci dirigiamo nei pressi della Natività, eccola qua, la grotta della Natività. Quello che vediamo qui davanti è la vecchia sede del comune, perché lo ricordiamo, questa mattina abbiamo detto che Contignano dal 400 al 700 è stata comune autonomo, eccola qua, ci avviciniamo al momento proprio clou del presepe vivente di Contignano. Eccoli qua tutti i ragazzi schierati. Tommaso, ragazzi venite, raggiungetemi qui un attimo. Perché Tommaso con i suoi amici? Perché ecco, questi ragazzi sono tutti più o meno coetanei e sono nati intorno alla nascita di questo presepe vivente, quindi un 10-12 anni fa. Tommaso, tu sei stato uno dei primi bambinelli che, non so se in questa grotta o altrove, hanno animato il presepe vivente di Contignano. Che cosa, tu non ricordi nulla di quell'esperienza ovviamente, ma che cosa ti ha lasciato questa esperienza del presepe vivente in questi 10 anni dove tu hai magari fatto altri ruoli, hai vestito altri costumi? Ma mi è piaciuto perché ho fatto i cesti e poi sono andato anche a fare i mattoni e non ho mai fatto queste cose così. E poi vedere un po' di gente a Contignano, che è una cosa che si vede pochissimo all'anno, che siamo un paesino piccolo. Allora ho imparato a fare nuove cose e poi mi è piaciuto perché stavo con i miei amici e il pomeriggio ci divertivamo anche. Vedi quanto è importante, Gennaro, quindi rifare ogni anno il presepe vivente, imparare nuove cose, vedere tante persone nuove che arrivano, centinaia di visitatori che arrivano qui a Contignano. E voi ragazzi, quest'anno cosa avete fatto al presepe? Io ho fatto il cretaio e... Ti sei divertito a fare vasi di cocce, insomma? Sì, così così. Ma è la prima volta che li facevi, ovviamente? Sì, li facevamo anche a Pienza. Però prima che andavamo a Pienza nel 2010 più o meno non avevo fatto ancora. Benissimo, così hai imparato a fare anche un po' di crete. E tu cosa fai? Cosa hai fatto quest'anno? Io ho fatto i mattoni. Ah, quindi siamo lì insomma, creta, mattoni, siamo un po' lì nei paraggi. Ti sei divertito a fare queste cose? Sì, molto, perché puoi fare quello che vuoi, soprattutto mattoni, però puoi divertirti anche con gli altri a vedere quello che fanno gli altri. E confrontare anche i tuoi, se quali sono i più belli. Perfetto, perfetto. Allora grazie ragazzi, grazie per essere stati qui con noi. Ecco, ci auguriamo che questo bambino che nasce ogni anno anche qui a Contignano porti tante cose belle per tutti. Un'ultima domanda, cosa ti ha portato Gesù Bambino? Cosa hai trovato sotto l'albero? Due pistole di Nerf. Due pistole al presepe vivente, sì. E questa la tagliamo, no scusate, siamo in diretta, pazienza, vabbè, sarà per il prossimo anno, le mettiamo da parte le pistole. Io ricordo a tutti ancora una volta che il 1° gennaio e il 6 gennaio con i Re Magi ci sarà ancora presepe vivente qui a Contignano, in Val d'Orcia. Ringrazio naturalmente tutto il paese, tutti i contignanesi che ci hanno accolto a braccia aperte, ci hanno fatto sentire anche un po' a noi nel presepe vivente. Ecco, grazie Daniele, io ti volevo chiedere una cosa a proposito
di questo. Com'è stato il tuo Natale a Contignano? Questa esperienza di essere accolto non soltanto all'interno di un presepe vivente, ma anche, come dire, da un paese intero, per quanto piccolo. Che comunità è una comunità di 40 persone? Come, quanto è diversa dalle comunità, per esempio, delle nostre città? Guarda, io quando vado nei posti guardo subito, una delle cose a cui faccio più attenzione è capire se sulle porte di casa ci sono le chiavi di fuori. Quello è un segnale molto importante e molto interessante, perché da quello si può capire se la vita nel paese è ancora a misura di persone, quando addirittura non ci sono le porte aperte. Ecco, noi in qualche modo ci siamo sentiti in quel modo, accolti con le porte aperte, con le chiavi sulle porte, abbiamo bussato, ci siamo fatti vedere, ci siamo fatti sentire. Così ci hanno accolto e ci hanno trattato veramente come se fossimo, siamo in tre, come se fossimo i Re Magi anche noi a nostra volta. Quindi è stata veramente una bellissima esperienza. Peccato non abbiamo potuto portare qui i bambinelli delle ultime due edizioni, quello che avete visto anche nelle immagini, che tra l'altro erano una femminuccia perché giustamente stavano dormendo e non potevamo assolutamente disturbare il sonno di Gesù Bambino. Mi sembrava troppo. Mi sembra un'ottima motivazione. Grazie davvero, Daniele. Grazie Gennaro, ciao, a presto. Ciao. Queste festività, ma ancora per qualche giorno è tempo di presepi. Oggi andiamo a visitarne due in provincia di Siena, il presepe vivente di Contignano e quello artistico di Montepulciano. Alberto Severi. Quanta gente insonne, operosa e gaia nella notte del primo Natale. Il presepe vivente di Contignano in Val d'Orcia, come tutti i presepi, estende a tutto un microcosmo di contadini, artigiani, commercianti, la veglia dei pastori visitati dall'angelo raccontata nei Vangeli, e sovrappone al racconto cristiano il mito del villaggio felice che ancora ci affascina e, diciamolo pure, ci illude. Il presepe vivente di Contignano è una manifestazione recente, nata nel 2002, e coinvolge tutti i gruppi della comunità col patrocinio del comune, in totale una settantina di figuranti fra adulti e bambini, su una popolazione totale di 300 abitanti. Palestina e Italia mediterranea si danno la mano in un'iconografia tanto saputa quanto suggestiva, dove un elemento di originalità arriva semmai dalla compresenza nello scenario di natività e annunciazione come in certi polittici medievali. Signora, da dove viene? Sono di Atlanta, Georgia, in America. Le piace questo presepe? Sì, molto. Veniamo ogni anno a vederlo, sì. È molto bello, molto originale. Ed è tutto, il prossimo TG1 è alle 20. Grazie per essere stati con noi e dal TG1 una buona notte di fine anno. Arrivederci.